Ma tu guarda che sfiga, dopo che i virus sono stati sconfitti ho dovuto pagare un casino di $100 per riparare la città dopo il casino che ho fatto con i carri armati, e indovinate un po' chi è l'unico pirla che sta lavorando? Se ripenso a quel giorno mi sembrava solo ieri. Qui, Predaliena VP, dell'esercito di Loquendo City, a tutti i virus presenti, questa è l'unica e ultima avvertenza. Arrendetevi immediatamente, altrimenti apriremo il fuoco. Ok, non capiscono un cazzo, Nishifumi comunica a tutte le truppe che apriremo il fuoco. Non capisco il giapponese, ma so cosa intendi dire, li ammazzeremo tutti quanti. Pronti? Fuoco! Sparate, sparate, non lasciate nessuno in vita. Dopo che ho tenuto a bada un migliaio di virus assatanati, è questo il modo di ringraziarmi? Meglio che non ci penso e comincio a lavorare con questo coso. Vediamo un po' come si va avanti, i comandi dei cingoli dovrebbero essere identici a quelli del mio Sherman. Sì, funziona, no, dove cazzo vai alla merda. Riproviamo. Dai che stavolta ci siamo, ma dove sono i freni? LOL. E dopo 3 ore di incidenti e di danni finalmente sono riuscito a imparare come si guida, ed ora cominciamo a scavare una bella trincea, dove seppellire i circuiti degli elettrodomestici impossessati dal virus. Questa è la zona dove scaricare la terra, cerchiamo di mantenere il più pulito possibile prima che mi mettano a fare anche lo spazzino, XD. Pronto? Ehi là Predalien, devo dirti una cosa importante. Stai venendo a darmi una mano? No. E allora fanculo. Stai zitto e fammi parlare, in una piccola zona circondata dalle montagne, sono stati ritrovati uomini squartati da qualcosa di non umano. I cittadini sospettano dei tuoi alien e ci stanno rompendo le palle perché vogliono che vai a uccidere questa creatura. Dubito che sia un alien, perché se lo fosse non resterebbe da solo nascosto nei boschi, ma andrebbe a cercare quelli della sua specie. Comunque adesso non posso, appena ne avrò voglia andrò a controllare. E va bene, però sbrigati. Se mi dessi una mano farei molto prima. Scusa ma sono occupato a collaudare i carri armati insieme a Nishizumi. Vedi di stargli lontano maniaco sessuale. Ti auguro un buon lavoro, ciao ciao. Ma tu guarda che stronzo, quando torno se scopro che ci ha provato con lei giuro su Dio che lo uso come bersaglio per i carri armati. Ma adesso basta perdere tempo e finiamo in fretta questo lavoro. Dai che ho quasi finito, porca puttana, ancora un colpo di benna e posso tornare a casa. Finalmente ho finito. Direi che può andare, ma aspetta, cos'è che dovevo fare dopo aver finito qui? Non mi ricordo. Lo sapevo che non era uno dei miei alien, aspetta solo che lo sappiano gli abitanti. Ma aspetta, devo ancora fare la intro. Ciao a tutti gli alieni dell'universo, io sono Predalien AVP, e dopo che la mia squadra di carri è stata distrutta dai terroristi nell'ultimo episodio di World of Tanks, io e Luca adesso siamo qui in cerca di una creatura che si diverte a squartare tutte le persone che incontra, e anche per studiare un piano per colpire l'ultima base terrorista, e una volta distrutta, passeremo alla casa del tizio dell'ergastolo. Vero Luca? Sì, hai ragione, ma ti devo correggere, tu cerchi la creatura, mentre io resto chiuso nel cesso del camper a cagarmi in mano. Ti aiuterò solo a studiare i punti deboli della base nemica. Come puoi pretendere che faccia tutto da solo?
Hai tutto ciò che ti serve per trovarla e ucciderla. Ti ho messo a disposizione un tablet con la mappa della zona, delle telecamere da piazzare nella foresta per filmare la creatura, dei medikit per curarti in caso vieni ferito e un fucile da caccia a canne smorze. Ma non si dice a canne mozze. Si chiamano così perché sparano storto, tipo che se hai un cinghiale davanti agli occhi e una persona alla tua sinistra, o uccidi il tuo compagno o muori tu per lo scoppio del fucile. Non è molto rassicurante. Chiudi il becco e comincia a fare un giro della zona in cerca di indizi e a piazzare qualche telecamera in giro, muovi il culo e fai in fretta. Sta attento a come mi parli, o quando torno ti appendo su un albero a fare da esca per quel coso, è chiaro? Ok ok scusa, non lo farò più. Bene, ora andiamo a piazzare le telecamere e a cercare qualcosa da mangiare per stasera. Io intanto faccio qualche ricerca sugli avvistamenti, a dopo. Ecco una bella porchetta da mettere sul fuoco, stasera si mangia bene. Luca, appena hai finito, prepara le patate con il ketchup. Ho capito amico, non lasciartelo scappare per nessun motivo, forza che ho fame. Sarebbe tutto molto più semplice se non avessi questo fucile con la canna storta. Sei mio. Ma che cazzo diverso ha fatto? È perché gli ho sparato una supposta su per il culo, non è niente di preoccupante. Ok, lascialo pure lì e torna a prenderlo dopo, ti consiglio di approfittare della luce del sole per andare in giro, perché di notte rischi di morire per mano di tu sai chi. Tranquillo, appena hai le informazioni avvisami subito. Piazziamo una telecamera qui e spingiamoci più in dentro al bosco. Luca, spegni subito questa musica di sottofondo di merda, o stasera ti faccio mangiare il disco. Scusa amico, non l'ho fatto apposta. Senti, ho raccolto abbastanza informazioni, e quello che sto per raccontarti non ti piacerà. La creatura che stai cercando l'hanno soprannominata Rick, ed è una specie di alien umanoide bianco con artigli molto affilati e con una furbizia mai vista. Uccide per il gusto di farlo torturando le sue vittime non solo fisicamente ma anche mentalmente, per questo i pochi che sono sopravvissuti non sono più tornati ad essere quelli che erano. Le uniche due foto che hanno scattato al Rick sono queste. Solo a guardarlo mi sto domandando perché ho accettato di aiutarti a trovarlo. Devo essere completamente drogato. Sta zitto, ho un brutto presentimento. Non sei simpatico, i tuoi scherzi non funzionano con me, inventati qualcos'altro. Guarda che c'è qualcosa di strano in questa casa. Predalien, Predalien. Cos'è successo? Parlami amico. Luca, l'ho trovato. Il Rick mi ha attaccato, ma è subito fuggito. Davvero? E tu ora come stai? Sono leggermente ferito, però in compenso ho trovato un fucile da cercazzo con le munizioni. Che botta di culo. Senti un po', prova ad andare verso nord, lì c'è una piccola cascata dove dicono che il Rick si nasconde di solito. D'accordo, ti faccio sapere. Ancora un po' e sono arrivato, e questo cos'è? Oh merda. Una gamba insanguinata, il Rick deve aver ucciso qualcun altro mentre scappava da me. Questa invece sì che fortuna, un altro fucile da cecchino con altre munizioni, così non corro il rischio di rimanere a secco. Ecco la cascata finalmente, se riesco ad uccidere quell'alieno mi costruisco una casa in questa zona, ma un attimo, c'è una caverna dietro alla cascata, facciamo attenzione, potrei trovare un ospite indesiderato ad attendermi nel buio. È permesso, vieni fuori se hai le palle. Cazzo! Aia, che male, adesso ha davvero superato il limite. Vediamo cosa c'è più in dentro. Cos'è questo rumore? Non dirmi che sta tornando mezza. Questa volta ti faccio saltare le cervella maledetto cugino di Gollum. Qui c'è solo un medikit, ma vabbè, direi che è il momento di tornare da Luca a preparare la cena e ad attrezzarmi per la caccia notturna. Luca, che stai facendo? Perché non mi risponde? E va bene, proviamo ad accendere la telecamera che ho messo nella sua tenda. Fuck! Fuck, 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 fuck! Oh! Fuck! Ah, 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 ah.
come non detto, e poi quello mi chiede perché non lo lascio mai solo un attimo, xdddddddddd. Meglio che mi sbrigo a tornare prima che dia fuoco all'accampamento. Brutto bastardo schifoso, quelle telecamere costano più di te. Penso che a lui gliene freghi poco. Stai zitto. E quello era un UFO. Beh, avrebbe anche senso. Si è nascosto dietro il camper, vai a colpire quella lucciola gigante prima che me la ritrovi dentro il water. Non sembra che abbia cattive intenzioni, e poi se resta vicino al camper potrebbe aiutarti a far luce all'esterno, così se vedi il Rick mi avvisi, ok? Speriamo non arrivi qui vicino. Lo prendo come un sì. Ora andiamo a cercare la mia preda da appendere sulla mia parete dei trofei. Davvero vuoi tenerti quello schifo in casa? Sì, per dimostrare che sono l'unico che è sopravvissuto di notte in questo posto. Lì c'è solo un cinghiale, per il momento posso stare tranquillo. Il Rick ti sta lanciando la sua sfida, cosa hai intenzione di fare? Accettarla con un altro ruggito. Rick, ascolta e impara. Ma sei scemo, o, ancora più scemo? Hai dimenticato che siamo vicino alla base dei terroristi e che ci stanno ancora cercando da quella volta? Con quel tuo cazzo di ruggito ti avranno sicuramente sentito, e ho fatto pure la rima, ma che sto dicendo, se arrivano io sarò il primo ad essere catturato, fanculo al camper, al Rick, ai terroristi e anche a te Predalien, che ogni volta mi ritrovo nei guai per colpa tua, adesso esco e me ne vado lasciandoti qui da solo ad affrontare il tizio dell'ergastolo e quel fottuto alieno, che è più bianco della sborra, che mi esce dal pisello quando penso a Nishizumi. Cosa hai detto a proposito di Nishizumi? Oh porca puttana, mi è scappato. Sta zitto. C'è qualcosa tra gli alberi. Amico. Attento. Il segnale. È disturbato. Fa attenzione. Luca, riesci a sentirmi? Forse quel piccolo UFO blu sta creando delle interferenze alla ricetrasmittente, mentre aspetto che il segnale si ristabilisca mi concentro di più sull'udito e sull'olfatto. Di certo questo posto di notte sa come far cagare addosso le persone, ma questo non funziona con me, visto che anche io sono una creatura notturna. Vediamo se riusciamo a trovare quella sfera blu e a ripristinare il segnale. Sento una strana energia qui vicino, penso di averla trovata. Eccola lì, vediamo se riusciamo a colpirla con un colpo di fucile. Non mi scapperai, beccati questo e piantala di disturbare il segnale. È inutile che scappi, tanto fai talmente tanta luce che pure un cieco riuscirebbe a vederti, XD. E adesso dove sta andando? Ancora un colpo e forse la faccio secca. Dove cazzo è andata a finire? Per essere una pallina sei molto veloce, ma non ti basterà se vuoi scappare. Eccola di nuovo, questa volta non mi scappi. Prendiamo bene la mira, ma che cazzo, come faceva ad essere un cinghiale? In questo posto ci sono davvero delle cose soprannaturali, ma adesso il segnale è ristabilito, Luca mi senti? Ma perché non sento nessuno, forse è il caso di tornare all'accampamento a vedere se è ancora vivo.
E dopo aver sbagliato strada per circa 4 volte finalmente ci siamo. Luca, il Reik ti ha aggredito. Luca Ara. I nostri carri sono stati distrutti, ma siamo scappati in tempo prima che ci catturassero. Ma con chi sta parlando? Ma perché continui a non rivolgermi la parola, adesso che finalmente Predalien è in mezzo a un bosco e non può tenermi d'occhio? Ho potuto chiamarti, perché mi mancavi tanto Nishizumi. Sta parlando con Nishizumi? Ma gli avevo detto di non chiamare nessuno dei nostri o la spia terrorista avrebbe scoperto dove ci troviamo. Adesso entro, lo leggo come un salame e lo lascio in mezzo al campo a fare da esca, sperando che la Reik gli decapiti il pisello. Anzi no, prima ascoltiamo quali altre minchiate ha intenzione di dirgli. Ma perché dici così? Stai preparando la prossima strategia di attacco contro i carri terroristi e io ti sto facendo perdere tempo? Quindi non hai niente da dirmi? Cosa? Vuoi che dica a Predalien che gli manchi tanto e che lo aspetti sano e salvo alla base? Anche tu mi manchi molto. E a me non mi dici niente. Vuoi sapere perché non sono con lui? Il fatto è che mi fa un gran male la pancia, e così sono rimasto nel camper a fare il tifo per lui. Stronzate. No no, ho veramente il mal di pancia, non è una balla per non andare, io sarei anche andato al posto suo se solo stavo bene. Vuoi parlare con lui? Mi spiace ma in questo momento non c'è, e non penso che tornerà molto presto. Ma non posso andare a cercarlo, fuori c'è un alieno che si diverte a uccidere le persone e c'è un UFO che sta creando delle interferenze con la radio. Ah, non urlarmi dietro così, te l'ho appena detto perché è andato da solo, ce la caveremo. Ma che vuol dire che non te ne frega niente di me? Tu e tua sorella pensate sempre e solo a lui, e a me non mi cagate manco di striscio, beh sappi che Predalien mi ha detto di dirti che appena torneremo alla base voi due uscirete con me per una cena. Ovviamente a sere separate. Così ti piace inventare le cose? Beh adesso me ne invento una io che di certo non ti piacerà, xddddddddd. Certo che l'ha ordinato lui, e chi altro se no. Non vedo l'ora di tornare e di uscire con tutte e due, sempre se il Reik non mi ammazza prima. Diamo il via allo scherzo. Luca aa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 
Ma porco di quel schifoso bastardo, no, non dicevo a te ni Shizumi, ti amo tanto, Fred Alien, dove cazzo sei il Rick è venuto a prendersi la mia vita, non voglio morire adesso. Vieni fuori, idiota. Ma che cazzo ti è saltato in testa? Potevo restarci secco, ti avevo detto di non farmi più questi scherzi. E io ti avevo detto di non chiamare nessuno per motivi di sicurezza, e invece hai chiamato la nostra stratega solo per dirgli un sacco di cazzate. Beh, ti dico una cosa, non servirebbe inventarsi quelle cose per farle uscire con te. Ora riaccendi il comunicatore e nasconditi, perché il Rick sta venendo qui. Io sarò sopra il tetto del camper a cecchinare, così potrò anche tenerti d'occhio. Ok, maledetto testa di cazzo, hai fatto saltare il mio piano, questa te la farò pagare. Te la farò pagare io appena torniamo alla base, ora chiudi il becco e nasconditi. È il momento di chiudere questa storia. Ma prima ricopriamo il camper con un po' di interiore di cinghiale. Ovviamente non poteva mancare la pioggia a rompere le biglie. Eccolo che arriva, non si è accorto che sono qui, appena sarà abbastanza vicino gli salto addosso da sopra e gli impianto questa trappola in testa, facendolo soffrire il più possibile, XD. Questo è il momento, ma che cazzo da. Luca sei proprio un cretino. Oh no, con la pioggia il tetto è diventato scivoloso, oh merda. Luca, questa te la faccio pagare di brutto, porca puttana. Volevo solo dirti che la radio ha qualche problemino, e poi volevo che il Rick ti vedesse, così mi sono vendicato per lo scherzo che mi hai fatto prima, lol. Tu stai rischiando di non uscire vivo da questo posto, e intendo per mano mia. Ne ho le palle piene di te e di quella merda bianca, adesso mi incazzo di brutto, ma prima cambiamo zona. Finalmente ti ho trovato, questa sarà la notte più dura di tutta la tua vita. Beccati questi proiettili e vedi di morire in fretta. Non sperare di scapparmi così facilmente, questo è il round finale. Non ho ancora finito con te, ma dove minchia è andato? Fatti vedere. Finalmente sto cominciando a divertirmi, ma durerà ben poco. Sento il tuo odore, daimone bianco. Eccoti lì. Aia.
Ci vuole più di qualche artigliata per farmi fuori, io non sono un umano normale. E adesso dove cazzo è? Sono 7 minuti che non si è fatto vivo. E va bene, diamo inizio alla partita seria. 3, 2, 1, via. Beautify, don't crucify me. Yeah, so I need no mind game poison with my little soul. Losing short is easy, so I am no more. Ma porca troia, ti sei quasi ascoltato una canzone intera, se il tuo canale verrà chiuso per copyright, non venire a piangere da me. Infatti andrò a piangere da due persone molto speciali, che non uscirebbero con te neanche se glielo ordinassi io, xdddd. Che bel giorno ne è stato quello, xd. Aspettatemi ragazze, tornerò da voi sano e salvo. Luca, sei ancora lì? Tu? Sei uscito con loro? Tu insieme a loro? Se pensi di farmi paura, ti sbagli di grosso. Oh, outstanding! Ma perché? Perché tutte e due stravedono per te e a me non mi guardano neanche. Che cosa credi di avere tu di così speciale che io non ho, eh? Per prima cosa non sono del tutto un essere umano, e seconda cosa, che è quella che ti ha fatto odiare, io non mi travestirei da bidone dell'immondizia per vederle nude nei loro spogliatoi. Il loro rispetto te lo sei giocato da solo, e terza cosa, io so come far sentire delle ragazze speciali, cosa che non è il tuo forte.
Quindi hai poco da incazzarti se preferiscono me a te. Non mi avrebbero mai scoperto se una di quelle ragazze non avesse buttato via il bicchiere con il caffè bollente, cazzo. Fatto sta che ti hanno sgamato e in più ti hanno riempito di botte con il mocio della bileva che usiamo per pulire i bagni. Se fosse stato per me ti avrei fatto molto peggio, ma mi sono accontentato di quello che ti hanno fatto, XD. Vabbè, lasciamo perdere. Ehi amico, è arrivato un messaggio per te dal sindaco di Loquendo City. Se lo scorda che gli do altri soldi per ricostruire la città, o quando torno gli mando un alien a fargli una finta aggressione in casa sua. Chi cazzo c'è là fuori? Oh merda! A dire il vero, i soldi che ti ha chiesto ha intenzione di ridarteli indietro, perché se non ci fossi stato tu a tenere i virus impegnati, avrebbero fatto molti più danni a cose e persone. Che bella notizia. Ok, qui siamo agli sgoccioli, e ne approfitto per ringraziare tutti voi per i 63 iscritti, ringrazio XTVideo13 per avermi reso partecipe del suo anime Loquendo e soprattutto vi comunico che la intro nuova che avete visto all'inizio è senza musica, proprio perché ad ogni video nuovo che farò, metterò una musica diversa che mi consiglierete voi nei commenti, scrivete il nome della canzone e i minuti di inizio e di fine, e state pure certi che le metterò, così la intro avrà anche un vostro stile musicale. Ultimo ringraziamento ma non meno importante, ringrazio AleLGB, perché è solo grazie a lui e ai suoi video malati se ho deciso di dare una svolta alla mia vita normale, e a entrare nel mondo del Loquendo. Direi che ho detto tutto e adesso è veramente arrivata l'ora di concludere. Hasta la vista baby! Ora non mi resta che colpire l'ultima base terrorista, beh che dire, commentate ed iscrivetevi e noi ci rivediamo alla prossima caccia. Un saluto anche da parte mia, ciao alieni. Damn.